a tutti! Oggi sono qua per parlarvi dei prodotti che ho finito ultimamente. Vi anticipo già che sono praticamente tutti alimenti, quindi parleremo molto di cibo, visto che l'idea dello scorso video vi era piaciuta molto. E una cosa che hanno in comune praticamente tutti gli alimenti che vi farò vedere in questo video è che sono vegani e in alcuni casi vegetariani. Gennaio è il mese del veganuary, quindi un mese volto all'informazione, al promuovere la cucina, l'alimentazione vegana. Io non sono vegana, non sono nemmeno vegetariana, però sono una persona molto curiosa anche in fatto di cucina, quindi ho voluto sperimentare alcune cose. Bando alle ciance, partiamo subito da un prodotto cult di cui avevo sentito parlare molto, ma che ancora non avevo provato, ovvero le polpette dell'IKEA vegane. La confezione e il nome in realtà è molto simile alle polpette vegetariane, quindi nel caso la confezione, ve lo dico, è verde ma più scura rispetto a quelle vegetariane e si chiamano plant balls. Ne avevo sentito parlare molto bene principalmente perché il sapore è quello che ricorda di più le polpette, diciamo, originali. E devo dire che effettivamente è vero, sia come forma, profumo, consistenza, ricordano molto la carne pur non avendone all'interno. Chiaramente il sapore è differente, però se siete abituati ad altri cibi vegani, quindi a base ad esempio di soia o di piselli o di altri legumi, saprete bene o male di che cosa sto parlando. A me sono piaciute però con qualche riserva, perché contengono all'interno cipolla, come nella versione originale delle polpette, e a me la cipolla dà particolarmente fastidio. Quindi le ho trovate particolarmente pesanti, non ne ho comunque mangiate, cioè non le ho mangiate tutte in una volta, ma a più riprese mangiandone circa 7-8 alla volta, abbinate chiaramente anche ad altro, però ecco. Le ho sentite un po' pesanti, però per quanto riguarda il sapore, in generale la consistenza, mi sento di promuoverle se siete alla ricerca di polpette che assomiglino a quelle originali, almeno come consistenza, soprattutto all'inizio se volete fare il passaggio da carne a prodotti vegetali o vegani. Il prezzo del sacchetto da mezzo chilo è di 3,95€, quindi circa 4€. Sempre un po' sulla scia delle polpette, ho voluto provare i burger vegani della Findus. Questi si trovano nel reparto del congelatore. All'interno ci sono due burger a base principalmente di proteine di pisello. Pensavo fossero a base di soia, invece no. Oltre, come vi dicevo, alle proteine di pisello c'è della cipolla, proprio nei primissimi posti degli ingredienti. Le erbe e spezie che ci sono all'interno per insaporirlo sono il rosmarino, il cumino e l'origano principalmente. Anche in questo caso, per quanto riguarda l'apparenza e la consistenza, ricordano molto quelli di un burger a base di carne, quindi di nuovo secondo me è perfetto se siete in quel periodo in cui vorreste passare ad un'alimentazione vegetariana o vegana, ma vi manca un po' la carne, soprattutto in fatto della consistenza. Anche il sapore non è male, ma di nuovo c'è molta presenza di cipolla, quindi finito il panino, perché sì, l'ho mangiato in un panino proprio come se fosse il classico hamburger, diciamo, però appunto a base vegetale, continuava a tornarmi su veramente veramente pesante, quindi non lo ricomprerei. Questo mi ha dato più fastidio rispetto alle polpette. Il prezzo di questa confezione da 200 grammi che contiene all'interno due burger è circa di 4€, se non sbaglio 3,65€. Ho poi provato due prodotti dello stesso, diciamo, brand, ovvero Garden Gourmet. La prima è la cotoletta sottile di soia e frumento, che io pensavo fosse una cotoletta vegetale, quindi completamente priva di carne e i suoi derivati. In realtà mi sono accorta da pochissimo che negli ingredienti c'è del tuorlo e dell'albume, se non sbaglio, in polvere. Quindi contiene delle uova, non è vegano, ma è un prodotto sicuramente vegetale. È una cotoletta a base di soia, molto saporita, all'interno, se non sbaglio, della senape, sottile, in ogni confezione ce ne sono due, e per adesso è la mia cotoletta vegetale preferita in assoluto, perché ha una consistenza che ricorda molto vagamente la carne, molto molto meno rispetto ai prodotti che vi ho fatto vedere prima. Però non sa esclusivamente di verdure o di vegetale, ha un sapore veramente gradevole e soprattutto è ben, secondo me, saporito, non utilizzando del sale, ma appunto delle spezie, delle salse che gli donano appunto questa consistenza, ma anche un gusto molto molto piacevole.
È una cotoletta principalmente a base di soia, come vi dicevo, è una delle mie preferite, quindi l'ho comprata e ricomprata nel tempo. Questa l'ho scoperta, se non sbaglio, a dicembre, quindi già 3 o 4 volte l'ho ricomprata perché è, appunto, come vi dicevo, la cotoletta perfetta per me, per quelle che sono le mie esigenze e i miei gusti, e il prezzo della confezione da due cotolette è di 3,69 € circa. Sempre dello stesso brand ho provato anche gli straccetti di soia, che appunto sono tipo dei bocconcini cotti alla griglia a base di soia nuovamente. Anche in questo caso non sono al 100% vegani, perché contengono all'interno sempre dell'uovo. Anche in questo caso visivamente sembrano effettivamente dei bocconcini di carne, ma sono fatti principalmente di soia. Il gusto è buono per quanto mi riguarda, si sente che non è carne, si sente che è a base di soia, si sente che è a base vegetale. Così da solo a me personalmente non fa impazzire, ma abbinato alle giuste salse o con i giusti condimenti, ad esempio a me piace molto abbinarci la salsa sriracha, che è leggermente piccante. È molto buona anche con la salsa agrodolce, a me piace molto fare gli straccetti ad esempio con il riso, semplice semplice in bianco e poi aggiungerci una salsina, oppure riso con alghe, oppure utilizzando del miglio. Sta bene anche con gli spinaci o il cavolo nero, qualsiasi tipo di verdura vogliate abbinargli. La confezione ha meno di 2 etti, se non sbaglio, quindi a me basta per una porzione, diciamo, una porzione abbondante, però per 2 no, è sicuramente poco. Uno dei miei cracker preferiti in assoluto, che compro e ricompro ormai da 1 o 2 anni, è questo qua a base di legumi. È della Galbusera, buon per tutti, con farine di legumi, all'interno ceci, lenticchie, se non sbaglio anche piselli. Yes, e non ha all'interno né uova né latte. Molto buoni e sfiziosi da soli o abbinati, ad esempio se non siete completamente vegani, ad esempio del formaggio spalmabile, a me piace molto abbinato al Philadelphia, mi piace molto come snack a metà giornata per togliermi un piccolo sfizio. È salato il giusto, contengono anche dei semi di lino, hanno un sapore molto gradevole, nulla in meno rispetto a tantissimi altri cracker. A me piacciono perché hanno quel gusto forse un po' di più, si sentono i legumi. Se avete presente i ceci secchi, io li mangiavo sempre quando andavo anni e anni fa alle tombolate, c'erano sempre gli arachidi, i ceci secchi, eccetera. Ricordano molto quel sapore lì di legume, però come vi dicevo non è invadente. All'interno ci sono vari pacchetti, ce ne sono 6 per un totale di 36 cracker. Qui il prezzo varia un po' da negozio a negozio, fra i 2-2,50 € circa. A proposito di cracker e snack, non so voi, ma io sono una patita degli snack e faccio sempre molta fatica a inventarmi cose nuove. Ho voluto provare questi triangolini di Doria, si chiama semplicissimi legumi e riso. Sono degli snack con 90% di ceci, lenticchie e piselli. In parole povere sono dei triangolini che ricordano moltissimo le gallette di riso, ma all'interno hanno appunto dei legumi. E sono rimasta molto delusa da questo prodotto, che contiene all'interno 60 grammi di piccoli cracker. Non hanno praticamente un sapore deciso per quanto mi riguarda, ricordano molto le gallette di riso, quindi hanno quel sapore molto smorzato. È vero che all'interno ci sono i legumi, si sentono, si riescono a percepire un po', come vi dicevo, quel gusto del cecio, oppure anche i piselli, però è tutto molto molto blando, non è più di tanto sfizioso. Smetti di mangiarli perché appunto non ti invogliano a continuare, proprio ti smorzano, ecco. Quindi sono rimasta molto delusa e vi dirò, non è però la prima volta, perché faccio molta fatica a trovare degli snack vegetali che siano effettivamente sfiziosi, che abbiano un po' di gusto. Questo non significa che devono essere riempiti di sale, ma appunto secondo me, giocando un po' con le spezie, le erbe aromatiche, si riesce comunque a dare molto gusto agli alimenti, e in questo caso sono rimasta invece molto
basita, molto delusa, ecco. E questi sono costati circa 1,50 euro, 1,60 euro. Ultimo prodotto, diciamo, alimentare, poi ho un prodotto, tra virgolette, beauty, è il Tea Chai dell'English Tea Shop. Si chiama semplicemente Organic Chai Black Tea. Quindi contiene all'interno tè nero chai aromatizzato con cannella, zenzero, chiodi di garofano, cardamomo. Insomma, se avete presente il classico tè chai, è lui, né più né meno. Ha anche quel pizzico di pepe che a me piace tantissimo nel chai, perché lo rende quasi piccantino e secondo me si sposa alla perfezione poi anche con il latte. È per il momento il mio tè chai in bustina preferito di sempre, proprio perché ha quel gusto in più del pepe, la cannella. Secondo me è veramente ben bilanciato, è buonissimo sia da solo che abbinato al latte. Forse è un pelino costoso, se non sbaglio l'avevo pagato 3,50 euro. Non si trova in tutti i supermercati o negozi, io lo trovo molto spesso in negozi che rivendono oggetti per la casa, oppure si può trovare anche online, ma credo che sia sovrapprezzato. Ad esempio su Amazon costa una follia, quindi non ne vale assolutamente la pena. L'ultimo prodotto finito e che voglio farvi vedere oggi è un colluttorio, o meglio, tre colluttori. Il brand è Gelbis e mi ha omaggiato appunto di questi tre colluttori diversi che io ho adorato per la varietà di gusto, diciamo. C'è il classico alla menta, ma poi c'è anche alla pesca e liquirizia e agrumi. La confezione è da 200 ml, completamente bianca con appunto l'etichetta del brand totalmente italiano. Funziona come un normalissimo colluttorio, in pratica voi ne assumete circa 20 ml, che sono un tappo del colluttorio, lo fate muovere in bocca per 30-40 secondi e poi eliminate. Occhio a non berlo, non penso ci sia pericolo, però nel caso della pesca, che è stato il mio preferito in assoluto, sa tantissimo di tè alla pesca freddo, quindi ha un gusto buonissimo, però allo stesso tempo anche quella punta un po' fresca, proprio del tipico colluttorio, che ti fa capire che non è qualcosa da bere, quindi anche volendo non c'è pericolo di scambiarlo con qualche cos'altro. E questo è in assoluto il mio preferito. È molto molto piacevole da utilizzare, delicato, non brucia assolutamente. Se siete delicati come la sottoscritta, il Listerine ad esempio vi fa veramente bruciare, andare in fiamme, questo è veramente molto molto delicato, ma allo stesso tempo lascia un bellissimo sapore di fresco in bocca, anche quello alla pesca. Quello alla menta è molto classico, non hanno zuccheri aggiunti, però diciamo che questo è il gusto più classico dei tre. L'unico che non mi ha fatto impazzire per un gusto prettamente personale è quello a base di liquirizia e agrumi. Detesto nella maniera più assoluta gli agrumi e non mi fa impazzire nemmeno la liquirizia, quindi questo è finito perché l'ha usato mio marito, a lui al contrario è piaciuto tantissimo, però ecco, fra i tre sicuramente questi due sono quelli che mi sono piaciuti di più. Il prezzo è di 7,90 euro, se non ricordo male, vi lascio comunque il sito di Gelbis qua sotto in descrizione. Ebbene, abbiamo terminato, questi erano i prodotti di cui vi volevo parlare oggi. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete provato anche voi soprattutto i prodotti, gli alimenti che vi ho citato oggi. E nel caso fatemi sapere quali sono i sostituti, diciamo, della carne che vi piacciono di più, quindi ad esempio le cotolette, i burger, le polpette, eccetera eccetera, vegetariani o vegani. Sono sempre alla ricerca di novità, di cose nuove da provare, da sperimentare, quindi se avete dei consigli sono ben accetti. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!